Ogni anno negli ultimi 20 anni viene eletto un colore che influenzerà i trend di tutti i settori legati alle grumie. Chi è e perché lo fa? Ciao, sono Sabrina e mi occupo di interni emozionali. Benvenuti sul canale. Qui parleremo di case, dando idee di progettazione, suggerimenti per rinnovarle, oppure se dovete venderla, metodi per farlo velocemente. Se non volete perdere i prossimi video legati a questi contenuti, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina se volete ricevere una notifica quando uscirà un nuovo video. Vi svelo subito chi è che decide il colore dell'anno. Si chiama Pantone, è un'azienda statunitense nata all'inizio degli anni 60 che si occupa della catalogazione dei colori per la grafica. Ha ideato infatti il cosiddetto Pantone Matching System, che è un sistema che permette di catalogare i colori assegnando loro un codice e permettere la corrispondenza perfetta tra i colori ottenuti nella stampa ai colori che si vedono sul monitor. Questo codice è composto da un nome che Pantone assegna a ogni colore e un numero composto da due cifre iniziali che indicano la famiglia del colore e quattro cifre finali che indicano invece la tonalità del colore. Questo permette anche di poter comunicare universalmente i colori perché sarebbe impossibile raccontarli. E questo sistema è diventato anche una norma internazionale, anche se non è l'unico metodo di identificazione dei colori esistente. Nella grafica invece i colori sono identificati da tre cifre e seguiti da tre o quattro cifre e seguiti da una lettera che rappresenta il tipo di supporto sul quale viene stampato, per esempio carta patinata o carta non patinata. Nel tempo questi colori che Pantone ha catalogato con il suo sistema sono diventati sempre di più. Infatti la prima mazzetta aveva circa 500 colori e oggi siamo arrivati a più di 5.000 in totale. Per esempio ha introdotto i colori metallici o i colori al neon e questi colori sono racchiusi in diverse mazzette colori, per esempio per il settore della grafica, in piccoli scampolini di tessuto per quanto riguarda l'arredamento o i tessuti, oppure in supporti rigidi in plastica per altri settori. Quindi Pantone sul suo sito offre tutta una serie di strumenti proprio per i professionisti, designer, eccetera, a supporto di questo suo sistema di catalogazione. Attualmente il sistema Pantone è il sistema più usato nei settori della grafica, dell'industria e della chimica. Questo sistema è ovviamente adottato da tutti quei settori che devono prestare particolare attenzione alle cromie, quindi ai colori. E per esempio l'industria della moda, ma anche della bellezza e quindi del make-up, anche per esempio il design o l'arredamento di interni. In Italia Pantone è conosciuta in particolare per questi tipi di pennarelli, che sono i ProMarker della Letraset, che sono dei particolari pennarelli professionali che hanno una punta fina e una punta piatta e larga e hanno una resa molto leggera, quindi servono per lo più per gli schizzi e questa marca è una delle marche che segue per i colori appunto l'identificazione proprio di Pantone. Tanto è diventato ormai l'importanza e il ruolo di questa storica azienda che nel 2010 è stato inaugurato a Bruxelles l'Hotel Pantone. E loro ci esortano sul loro sito: immergiti in un mondo colorato. Infatti, già all'esterno si presenta con delle vetrate colorate e all'interno ci sono 59 camere, tutte con tavolozze diverse, disposte su 7 piani altrettanto diversi. E si può scegliere la camera in base al proprio umore. Infatti, ci sono tavolozze più vivaci e brillanti e tavolozze con colori più tenui e tranquilli, a seconda che il soggiorno sia di divertimento o piacere oppure di lavoro. Il colore domina all'interno dell'albergo, quindi dalla reception che ci accoglie all'area ristoro, al punto shop che è all'interno dell'albergo stesso, quindi dove possono essere acquistati i gadget firmati Pantone, per esempio anche le tazze, le sedie, eccetera.
L'albergo ha in realtà una predominanza di bianco proprio per far spiccare ancora di più la saturazione dei colori presenti. Tornando a parlare dell'azienda, all'interno di Pantone esiste il Pantone Color Institute, che è il reparto commerciale che è responsabile della scelta del colore dell'anno. Questa scelta è frutto di attenta analisi da parte dei loro esperti, perché studiano le nuove tendenze e le nuove influenze da tutte le parti del mondo, che possono essere spunti presi dallo spettacolo, dal cinema, piuttosto che dai grandi eventi sportivi, ma anche le mete turistiche più gettonate, le nuove tecnologie e le condizioni socio-economiche del pianeta. È a partire dall'anno 2000 che Pantone decreta ogni anno nel mese di dicembre quale colore influenzerà tutti i 12 mesi a venire. Ovviamente, visto il ruolo fondamentale che ormai Pantone ha assunto, le aziende che si occupano in qualche modo di colore si allineano a questa scelta di Pantone e iniziano a produrre oggetti, prodotti del colore che Pantone dichiara andare di moda quell'anno. Quindi se in un particolare anno voi vi siete resi conto che c'è un colore che è in voga ovunque, dal settore della moda al design, agli interni, addirittura al make-up, è perché Pantone ha scelto quel colore per quell'anno. Questi che vedete sono i colori che Pantone ha scelto dal 2000 al 2020, quindi quest'anno decorre il 20° anno che in pratica Pantone ci influenza. Oltre al colore dell'anno, Pantone ci dà anche una serie di altri colori, circa 30, suddivisi in 5 palette. Abbiamo dalle palette più tenui alle palette un po' più sgargianti e particolari, e ogni palette prevede anche all'interno il colore dell'anno. Quindi c'è quel colore predominante più circa 6 o 7 colori con cui quel colore dell'anno si abbina in modo armonico. Qual è il vostro colore dell'anno preferito? Scrivetelo nei commenti qui sotto e sappiate che presto parleremo del Pantone scelto per l'anno 2020, che è il Classic Blue, e vedremo anche come poterlo usare negli interni. Intanto grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ricordate che potete attivare la campanellina per essere avvisati quando uscirà un nuovo video. A presto, ciao!